Never in the field of human conflict was so much hope. Why so much? So yesterday, December 7th, 1941, a day Bentornati su Parabellum. Oggi ci occuperemo della guerra d'Etiopia. È stato un ambaradan. Chi di noi non ha sentito tale termine almeno una volta nella vita? Eppure ben pochi ne ricordano l'origine. La storia del colonialismo italiano è una storia breve e per lo più anacronistica, di velleità imperiali che finirono molto presto e male, esattamente come erano cominciate. Il problema è che per gli italiani è molto difficile arrivare ad un giudizio razionale e ponderato sul nostro colonialismo, visto che mancano proprio le informazioni minime per avere un dibattito pubblico, dato che a scuola non viene insegnato. A riprova di questo, ricontrollando i libri di testo delle mie medie superiori, quindi parliamo degli anni 90, non vi ho trovato che una sola striminzita paginetta. Quindi il dibattito e la memoria esistono oggi per lo più solo a livello degli addetti del settore, quindi del mondo accademico, e questo ha contribuito a farlo diventare un argomento di nicchia. Il fatto è che l'Italia del dopoguerra era già abbastanza divisa per avere anche il tempo di occuparsi di questa storia. Inoltre i crimini nazisti, ed in generale il dibattito storico e morale, hanno preferito curarsi di eventi ben più grandi e gravi, finendo per far passare questa vicenda in secondo piano. Quindi, quando interroghiamo la memoria collettiva, in genere, l'italiano si spacca in due. Chi ha creduto e crede al mito di italiani brava gente e all'opera di civiltà che il colonialismo italiano aveva portato, in assenza una teoria semplicistica atta all'autoassolvenza, del tipo sì, fummo colonialisti, ma lo fummo meno degli altri e con metodi meno brutali. E l'altra metà, invece, è quella degli italiani convinti, spesso per ragioni ideologiche più che per conoscenza storica, che il colonialismo sia stato solo violenza, razzismo, crimini di guerra e utilizzo di gas, perché fu espressione del periodo di massima popolarità del fascismo. Se vi siete identificati, sappiate che, come sempre accade nella storia, la situazione era un po' più complessa di così. Per questo affronterò questa vicenda in tre distinti episodi. Nel primo mi occuperò meramente di come si arriverà all'impresa, quindi gli scambi diplomatici, la propaganda, le ragioni interne, la logistica, le strategie, ma soprattutto le gelosie interne al regime, in essenza la fase di preparazione. Nella seconda, invece, mi occuperò puramente della campagna militare vera e propria, con tutte le divisioni e col più alto numero di dettagli possibili, nello stile che ho usato per la guerra sovietico-polacca, specialmente la seconda parte. Mentre nella terza parte mi occuperò dei crimini, delle stragi, degli abusi, dell'uso di gas e molto altro, nonché delle conseguenze a lungo termine sia a livello politico che strategico, nonché di quanto i costi di questa campagna finirono sul pesare sulla preparazione, o meglio la mancanza di, dell'Italia in vista delle sfide che l'attenderanno di lì a poco. Questo per essere chiari e mantenere ogni aspetto della vicenda compartimentato al fine di offrire una visione più netta delle varie angolature con cui analizzeremo la campagna. Faccio questo perché, data la natura di certi argomenti delicati, voglio evitare che certi aspetti vadano ad accavallarsi e alla fine ad inficiare la narrazione, ad esempio degli eventi puramente bellici, politici ed economici. Ora che abbiamo ben chiaro il percorso che ci attende, benvenuti alla prima parte della guerra d'Etiopia, ovvero un posto al sole. Una piccola infarinatura di base è necessaria per capire come mai essenzialmente fossimo già lì o nelle prossime vicinanze. La prima fase del colonialismo italiano ha inizio alla fine dell'Ottocento. L'espansione fu voluta dal leader della sinistra storica Agostino De Pretis, che nel 1885, con l'assenso del Regno Unito, fece controllare alle navi italiane due porti sul Mar Rosso, quello di Massawa e quello di Assab, quella che oggi sarebbe l'Eritrea. Lo scopo
era di avere due avamposti vicini al canale di Suez. Dal 1885 fino agli anni 20, altri presidenti del Consiglio del Regno d'Italia, come Francesco Crispi e Giovanni Giolitti, guidarono una serie di spedizioni, alcune fortunate e altre meno, per colonizzare i due stati nell'Africa orientale, l'Eritrea e la Somalia, e uno nel Maghreb. La Libia fu conquistata, ad esempio, nel 1912, dopo una guerra contro l'impero ottomano. Le lobby che favorirono economicamente l'espansione coloniale italiana giustificarono la conquista dell'Eritrea e della Somalia col bisogno del nostro paese di dare uno sbocco ai poveri contadini italiani. Ma in realtà furono poche migliaia i cittadini coinvolti. Per lo più a sbarcare in Africa furono funzionari statali, militari e qualche missionario, e sparuti grandi imprenditori agricoli. Pochissimi italiani emigrarono in colonia per cercare fortuna. I flussi migratori di solito non seguono la bandiera, ma le migliori condizioni di vita. I migranti italiani questa speranza la trovarono nell'America del Nord e del Sud, o in Francia. Anzi, paradossalmente, molti preferirono emigrare nelle colonie africane delle altre potenze europee piuttosto che andare in quelle italiane. Sono poche migliaia quindi i civili che vissero in Eritrea o in Libia, e ancora meno quelli in Somalia. Questo perché soprattutto nei primi decenni della presenza italiana in Africa, le colonie erano un posto inospitale. Inoltre, gli italiani faticarono a controllare i loro territori coloniali. In quasi tutti i casi, in quasi tutti i periodi, essi controllarono quasi sempre solo la fascia costiera. La prima fase coloniale subì molte battute d'arresto quando gli italiani, partendo dall'Eritrea, entreranno in conflitto con l'Etiopia di Menelik II. Il tutto cominciò con delle dispute di confine nella regione del Tigre. In realtà le origini del conflitto sono imputabili all'ambiguità del Trattato di Uccelli, che presentava testi diversi in italiano e amarico, ed essi erano proni a interpretazioni, e gli italiani sfruttarono questa cosa. Gli italiani vennero presi di sorpresa subendo una famosa sconfitta dell'Ambalagi, dove vennero massacrati circa 2300 uomini, per lo più truppe coloniali, ad opera del comandante etiope, il Ras Mekonnen, che contava su una forza di circa 30.000 uomini. A questo seguì a ruota la resa del presidio di Macalè. Il governo italiano quindi rispose con una spedizione punitiva comandante dal tenente generale Oreste Baratieri, che dopo un periodo di titubanza commise l'errore di addentrarsi in territorio etiope verso Adwa al fine di ingaggiare un esercito 5 volte più numeroso. Le sue 4 colonne, circa 18.000 uomini, verranno sorprese in ordine di marcia e gli italiani subiranno un 70% di perdite. Questo porterà al Trattato di Addis Abeba, che fu redatto in francese e amarico al fine di evitare interpretazioni. Essenzialmente, così finiva la prima fase del colonialismo italiano. Mussolini ripartirà da qui, usando la retorica della vendetta al fine di cancellare l'onta di queste sconfitte. E così arriviamo a metà degli anni 20. Lo storico Angelo Del Boca ritiene che sia a luglio del 1925 che si potrebbe datare la prima prova delle velleità imperialiste di Mussolini a riguardo dell'Etiopia. Infatti, in una lettera indirizzata al ministro delle colonie, il principe Lanza di Scalea, il duce scriveva: prepararsi militarmente e diplomaticamente e approfittare di un eventuale sfasciamento dell'impero etiopico. Nell'attesa, lavorare in silenzio sin dove sia possibile in collaborazione con gli inglesi. Ad avvalorare la tesi abbiamo la testimonianza dell'imperatore Haile Selassie, il quale ricordava che durante la sua visita in Italia nel 1924 molti lo avevano avvertito dell'eventualità di una guerra. Sempre il Negus raccontava che in seguito, nonostante il trattato di amicizia siglato tra i due paesi nel 1928, l'Italia aveva cominciato a prepararsi militarmente per un attacco all'Etiopia. Quindi ogni azione definibile amichevole, come le pressioni per far entrare l'Etiopia nella società delle nazioni, in verità sarebbe servita soltanto a dissimulare le reali intenzioni bellicose dell'Italia. Del resto, come sappiamo, nello stesso anno, il 1928, l'Italia concludeva anche un accordo segreto con l'Inghilterra per sancire le rispettive zone di influenze, senza contare che Mussolini, intorno alla fine degli anni 20, cercava sempre con maggiore insistenza di favorire la disgregazione dell'impero etiopico. Esso era già molto eterogeneo e quindi Mussolini, corrompendo uno dopo l'altro alcuni dei più influenti membri della società abissina, tentava di destabilizzarne l'impero.
Haile Selassie spiegava proprio con queste operazioni sotto banco le rivolte di Ras Gugsa del 1830 e di Ras Hailu due anni dopo. Infine, sappiamo che già nel 1925 il duce aveva dato incarico al ministro delle colonie di informarlo su un'eventuale possibilità di mobilitare grandi unità indigene in caso di conflitto. Non possiamo infine prescindere dai documenti per ricostruire quanto in effetti la decisione fu presa e perché. Il ministro delle colonie De Bono, rientrando in Italia da una visita in Eritrea il 22 marzo 1932, scriveva al duce: «L'Abissinia è un'incognita non ancora paurosa, ma che può diventarlo. Se Selassie continuerà a organizzare forze regolari, come sta facendo, bisognerà pensare seriamente ai fatti nostri. Un nostro intervento armato in forze che ci desse un successo militare stabilizzerebbe per anni la nostra situazione. Ma è inutile pensarci adesso. Esso comporterebbe un lungo lavoro di preparazione e centinaia di milioni di spese, che sarebbero meglio impiegati altrove». De Bono, dunque, pur lasciando intravedere le possibilità di un intervento, lo rimandava considerando i tempi non ancora maturi. Affronta comunque la questione, suggerendo che l'Italia dovesse ricercare l'appoggio di Francia e Inghilterra per una comune opera di disgregazione dell'impero del Negus. Lo stesso ministro poi incaricherà il colonnello Luigi Cobeddu, comandante delle truppe in Eritrea, di preparare un piano di invasione. Non è dato sapere se fosse per sua iniziativa personale o per mandato. Quel che è certo è che il 29 novembre 1932 De Bono mise in moto il meccanismo di preparazione dell'offensiva, secondo quanto scriveva al ministro della guerra Pietro Gazzera. Oggetto: preparazione militare in Africa orientale. Indirizzata così la preparazione militare, è possibile ora guardare con un senso di maggiore realtà alla risoluzione del problema etiopico. Considereremo due ipotesi che, a mio avviso, contemplano tutte le possibilità di eventuali conflitti con l'Abissinia. Prima ipotesi, che chiamerò offensiva e che corrisponde alla decisione di effettuare occupazioni territoriali in quel paese per il raggiungimento delle nostre finalità politiche ed economiche. Dirò subito che una tale eventualità esige il presupposto politico di un'intesa con la Francia e l'Inghilterra. Ipotesi numero 2, che chiamerò difensiva e che corrisponde al caso in cui non sia possibile alla madrepatria inviare forze in colonia o che la colonia venga aggredita prima che tali forze abbiano la possibilità di giungere. Nel resto della lettera, De Bono poneva le basi per un piano di aggressione, con tanto di consigli strategici su come e da dove intraprendere la campagna, sul numero di soldati necessari e sulla quantità di uomini a disposizione del Negus. Nei mesi successivi, Mussolini si diede da fare per accentrare il potere su di sé. Il 21 luglio 1933 liquidava infatti il ministro della guerra, Gazzera, assumendosi le responsabilità del dicastero e nominando come sottosegretario il fedele generale Federico Baistrocchi. Quattro mesi più tardi fu la volta dei ministri dell'aeronautica Italo Balbo e della marina Giuseppe Sirianni a essere dispensati dal loro incarico. A quel punto il duce riuniva nelle sue mani le tre amministrazioni militari. Se i cambi al vertice erano sostanzialmente formali, non comportando alcuna riorganizzazione degli alti comandi, il significato politico di quelle manovre è chiaro. Il capo del governo era ormai orientato verso la guerra all'Etiopia e ogni probabile successo non sarebbe stato condiviso con gli altri. Vorrei spendere due parole sull'operato di Baistrocchi, che nei primi anni 30 aveva modernato e migliorato le forze italiane, dall'equipaggiamento al vestiario, alla formazione e alla creazione delle prime forze motorizzate e corazzate. Egli fu strumentale alla modernizzazione dell'esercito italiano, esercitando un ruolo pari a quello che Hans von Seeckt ebbe in Germania. Egli era fermamente contrario alla campagna d'Etiopia, considerando gli 8.000 km un inferno logistico. Ma nonostante queste perplessità, riuscì ad organizzare una logistica in grado di spostare 20 divisioni rispetto alle 4 inizialmente previste. Si mise così in luce per le sue capacità, tanto che vi fu un momento in cui Mussolini pensò di sostituire Badoglio, la cui lentezza nel procedere lo esasperava, con lui. Ma fu proprio Baistrocchi a sottolineare che un simile avvicendamento avrebbe causato dei problemi nella gestione del corpo di spedizione da Roma, che era sotto la sua responsabilità. In quel mentre, infatti, il generale napoletano era tutto impegnato a clonare in patria tutti i reparti che inviava in Africa orientale, per non lasciare sguarnite le difese in Italia. La campagna d'Etiopia, militarmente, fu un pieno successo e venne definita all'estero un capolavoro di logistica, strategia e tattica. Tuttavia fu proprio il realismo di Baistrocchi a metterlo nei guai. Egli mandò una lettera nel 1936 dove avvisava Mussolini dei pericoli a lungo termine che la campagna avrebbe comportato
sulla preparazione dell'esercito, che cominciava così: Duce, l'impero che avete creato, lo perderete. Inoltre, Badoglio, a cui era giunta voce che Mussolini aveva contemplato l'idea di sostituirlo con Baistrocchi, si adoperò per farlo fuori, esattamente come fece con De Bono. Queste infatti furono le parole di Badoglio riportate dal generale Rodolfo Graziani: durante la campagna di Etiopia Baistrocchi ha tentato di farmi le scarpe, ma la pagherà. Perché vede, Graziani, incalzò con aria minacciosa Badoglio, io i miei nemici li strangolo lentamente, così, col guanto di velluto. In realtà Baistrocchi aveva fatto solo il suo dovere di tecnico e non aveva alcuna intenzione di fare le scarpe al suo superiore. Così Badoglio convinse il duce a far destituire Baistrocchi, che venne promosso a senatore, ma essenzialmente fu un modo per estrometterlo. Va detto che il duce gli propose di comandare la spedizione italiana in Spagna, proposta che comunque Baistrocchi rifiutò, ormai disilluso dalla direzione che il fascismo aveva intrapreso. La decisione di invadere l'Etiopia quindi stava maturando, come testimoniato anche dall'interesse dimostrato dagli alti comandi dell'esercito. Sono del settembre di quell'anno le osservazioni del capo di stato maggiore, Alberto Bonzani, in merito allo schema di operazioni di De Bono, che venne stravolto e criticato. Bonzani sottolineava che le tempistiche per l'afflusso delle truppe dell'Italia erano quantomeno illusorie e che l'avanzata iniziale, così come prevista, avrebbe rischiato di far disperdere le forze italiane. L'ipotesi di una rapida e decisiva offensiva portata avanti da De Bono e dai funzionari del Ministero delle Colonie veniva oscurata dall'approccio più cauto proposto dagli ambienti militari, che propendevano per una più attenta preparazione finalizzata ad assicurare l'obiettivo, la conquista dell'impero. L'elemento di maggiore interesse, in questo caso, è rappresentato proprio dall'emergere di contrasti sempre meno latenti tra il Ministero della Guerra e quello delle Colonie, dove il primo voleva istituire una campagna di tipo europeo, ossia basata sull'impiego estensivo e coordinato di artiglieria, aviazione e automezzi, e i militari avrebbero assunto inesorabilmente le maggiori responsabilità di comando. Mentre il secondo ipotizzava una guerra più tradizionale, la quale grazie alla superiorità delle truppe bianche e alla mobilità di quelle indigene avrebbero valicato qualsiasi ostacolo, e il comando sarebbe andato ai vecchi esperti coloniali. Una dialettica che investiva la natura stessa della campagna. Un conflitto di grandi dimensioni volto a schiacciare l'impero etiopico o una guerra tradizionale di proporzioni limitate con obiettivi territoriali ridotti? Il 23 ottobre anche Badoglio diceva la sua in merito alla questione in una missiva indirizzata a De Bono, nella quale rincalzava le critiche già proposte da Bonzani e suggeriva che l'ideazione di piani dettagliati su linee, tempi e obiettivi delle operazioni fosse responsabilità del comandante in capo da designarsi. E dal momento che il maresciallo d'Italia aveva tutte le carte in regola per diventarlo, questa sua iniziativa ha tutta l'aria di essere stata una mossa tattica finalizzata a sottrarre la preparazione della campagna imminente al Ministero delle Colonie. Tuttavia, il tentativo fallì. Mussolini spiazzò Badoglio nominando De Bono comandante e precisando che la questione avrebbe dovuto essere risolta entro il 1936. Il duce non aveva però alcuna intenzione di estromettere dalla questione etiopica l'eroe di Vittorio Veneto, che anzi, una volta rientrato dal quinquennio in Libia, fu sollecitato a fornire un parere complessivo riguardo alla preparazione della campagna. Parere che giunse il 20 gennaio 1934 in una lettera molto interessante, nella quale il generale più popolare d'Italia non mostrava remore nel dare lezioni di politica internazionale al duce. Oggetto: questione abissina. Anzitutto occorre stabilire che la questione abissina non può essere considerata come una delle solite avventure coloniali. L'averla considerata esclusivamente sotto questo punto di vista fu anche una delle tante cause del nostro rovescio nel 1896. La questione abissina deve essere esaminata sotto due punti di vista. Primo, dal punto di vista internazionale. Secondo, dal punto di vista esclusivamente abissino. Esiste circa l'Abissinia un accordo fra tre potenze circa le relative zone di influenza, cioè tra noi, Inghilterra e Francia. Io non so quanto questo accordo sia ancora in atto ed efficiente, però, sussistendo sempre le ragioni che l'hanno determinato, è evidente che nessuna delle tre potenze potrebbe agire contro l'Abissinia senza un'intesa con le altre due. Il dare di cozzo contro il più potente impero africano in un terreno così difficile è già impresa così ardua che non è prudente ancora aggravarla con complicazioni internazionali che nel caso più semplice si potrebbero anche manifestare con aiuti di armi, di mezzi, se non proprio di ufficiali fatti affluire dalle colonie limitrofe.
Per poter realmente assicurare Vostra Eccellenza che ogni cosa prevista e ogni provvidenza è stata predisposta, io ho assoluto bisogno di esaminare sul posto quanto gli studi e le predisposizioni dell'ufficio militare aderiscono alla realtà. Non avrei assolutamente l'animo tranquillo se in una questione così grave io non avessi la possibilità di esprimere con perfetta conoscenza il mio parere all'eccellenza vostra. Rimane ancora da trattare un ultimo argomento ed è quello del comando del corpo di spedizione. Vostra Eccellenza ha stabilito che Sua Eccellenza il generale De Bono sia il comandante. Nessuno può mettere in dubbio le qualità militari di Sua Eccellenza De Bono, così luminosamente dimostrate in guerra, ma egli è il ministro delle colonie e detto ministero, in caso di guerra con l'Abissinia, dovrebbe entrare in una delle sue più grandi fasi di direzione e di azione, trattandosi di far concorrere all'operazione non solo le truppe metropolitane, ma anche quelle di altre colonie. È quindi un momento delicatissimo, sia inizialmente sia nel prosieguo dell'azione, e non mi sembra che sia conveniente allontanare in dette condizioni proprio il supremo timoniere del Ministero delle Colonie. Quando Mussolini convocò De Bono, Badoglio e il sottosegretario agli esteri Fulvio Suvic per la prima riunione dedicata all'aggressione l'8 febbraio 1934, la decisione non era ancora irreversibile, anche perché allora Vittorio Emanuele non era ancora favorevole alla guerra. Lo sarebbe stato un paio di mesi più tardi, con lo stanziamento dei primi fondi speciali per la preparazione delle operazioni in Eritrea e soprattutto con la lotta per la direzione delle operazioni. Nei mesi successivi, le critiche alle scelte operative di De Bono fiorirono, una fra tutte quella del capo di Stato Maggiore dell'Esercito Bonzani, che scrisse a Baistrocchi proprio per denunciare la superficialità del piano del ministro delle colonie e soprattutto per sottolineare la priorità dei problemi europei su quelli coloniali, preoccupato che un ingente sforzo sullo scacchiere africano avrebbe reso difficile sostenere i sempre più probabili impegni bellici nel vecchio continente. La reazione di De Bono è scritta sul suo diario: quel porco di Badoglio ha tentato di giocarmi un tiro, ha scritto a Mussolini che le responsabilità della preparazione militare, anche delle colonie, spetta allo Stato Maggiore e che quello che si faceva qui al Ministero non contava. È un fatto comunque che a partire dalla metà di aprile lo Stato Maggiore dell'Esercito mise a punto una serie di piani di mobilitazione, le cui direttive erano state fornite da Badoglio stesso in una lettera a Bonzani, datata 26 aprile 1934, nella quale erano evidenziati alcuni punti fermi. Erano necessarie almeno 3 divisioni nazionali più una di riserva, 50 aerei e 25 di riserva, oltre alle truppe indigene che dovevano contare un numero di effettivi di 30.000 unità contro le 60.000 preventivate da De Bono. In effetti, dalla riunione che si tenne il 7 maggio a Palazzo Venezia, nella quale Mussolini convocò Badoglio, De Bono, Baistrocchi, Valle e Bonzani, uscì trionfante la nuova impostazione più accorta della campagna. Tuttavia, è emerso anche il fatto che il Duce non aveva nessuna intenzione di estromettere il Ministero delle Colonie, ovvero De Bono, dai preparativi bellici. L'offensiva di Badoglio e Bonzani per ottenere il comando fallì. Ecco che allora l'eroe di Vittorio Veneto uscì allo scoperto in una lettera a De Bono datata 12 maggio 1934, senza dubbio una tra le più interessanti del periodo, prendendo apertamente posizione contro la politica fascista di aggressione all'Abissinia a causa delle dimensioni dello sforzo necessario. Oggetto: questione abissina. La guerra con l'Abissinia è un avvenimento che noi dovremmo affrontare se obbligati, ma che anche con risultato a noi pienamente favorevole rappresenterà sempre per il paese uno sforzo onerosissimo. Calcoli pure approssimativi danno una spesa non lontana da 6 miliardi, ossia all'incirca un terzo della nostra riserva aurea. Interessante notare come 6 miliardi già spaventassero Badoglio, specie se si considera che alla fine l'impresa ne venne a costare circa 40. Basta questa cifra per dire quanto nell'attuale stato della nostra finanza si aggravi il compito che verremo ad assumerci. In conclusione, la polarizzazione del nostro sforzo in Africa avrà come conseguenza immediata quella di renderci meno efficienti in Europa per un tempo piuttosto lungo. È proprio il caso qui di dire se il gioco varrà la candela. Concludo: se costretti alla guerra, noi dovremo anelare alla grande battaglia e far di tutto affinché questa avvenga, naturalmente nelle migliori condizioni per noi. In questo caso, io riconosco che davanti a un'eventuale indecisione del negus ad attaccarci, noi dovremo rincorrere a provocazioni che possono indurlo a prendere la decisione da noi auspicata. Ma anche in questa ipotesi, il sistema di provocazione deve essere analizzato. La provocazione in questo caso deve cercare il lato più sensibile dell'organismo abissino, senza mettere in cattiva luce la nostra azione presso l'opinione mondiale, che non sarà mai dalla nostra parte.
Nel settembre 1934 Mussolini fece uscire di scena Bonzani, sfigurando così l'unico generale che aveva sempre anteposto la sicurezza dell'Italia in Europa a qualsiasi altra velleità d'oltremare, e nominando capo di Stato maggiore Baistrocchi, che mantenne anche la poltrona di sottosegretario alla guerra. Di fatto, il duce amplificò ulteriormente il potere nelle proprie mani, diminuendo l'autonomia dello Stato Maggiore dell'esercito. Insomma, nel 1934 ancora non si era deciso se intraprendere una campagna di dimensioni mastodontiche o una tradizionale guerra con obiettivi chiari e limitati. Il nodo gordiano non era ancora stato sciolto. L'epilogo dell'anno tuttavia vide un peggioramento dei rapporti italo-etiopici, tale da portare a una decisa accelerazione dei preparativi militari. Fu allora che Mussolini prese l'iniziativa, il 30 dicembre 1934, e inviò il suo famoso promemoria alle più alte autorità del regime, manifestando apertamente la decisione di attaccare e ostentando sicurezza sul fatto che la guerra in Europa era tutt'altro che imminente. Oggetto, direttive e piano d'azione per risolvere la questione italo-abissina. Il problema dei rapporti italo-abissini si è spostato in questi ultimi tempi su un piano diverso. Da problema diplomatico è diventato un problema di forza, un problema storico, che bisogna risolvere con l'unico mezzo con il quale tali problemi furono sempre risolti, con l'impiego delle armi. Tenendo conto di quanto precede, bisogna trarre la prima logica conclusione: il tempo lavora contro di noi. Più tarderemo a liquidare il problema e più sarà difficile il compito e maggiori i sacrifici. Seconda e non meno logica conclusione, bisogna risolvere il problema il più presto possibile, non appena cioè i nostri apprestamenti militari ci diano la sicurezza della vittoria. Decisi a questa guerra, l'obiettivo non può essere che la distruzione delle forze armate abissine e la conquista totale dell'Etiopia. L'impero non si fa altrimenti. Più sarà rapida la nostra azione e tanto minore sarà il rischio di complicazioni diplomatiche. Morre nipponico, non ci sarà nemmeno bisogno di dichiarare ufficialmente la guerra. E in ogni caso si insisterà sul carattere difensivo delle operazioni. Nessuno ci solleverà difficoltà in Europa se la condotta delle operazioni militari determinerà rapidamente il fatto compiuto. Basterà dichiarare all'Inghilterra e alla Francia che i loro interessi saranno riconosciuti. Imbarazzi da parte della società delle nazioni non ne verranno o saranno tali da non impedirci di condurre a fondo l'impresa. È dal 1885 che questo problema esiste. L'Etiopia è l'ultimo lembo d'Africa che non ha padroni europei. Il nodo gordiano dei rapporti italo-abissini va aggrovigliandosi sempre di più. Bisogna tagliarlo prima che sia troppo tardi. Arriverà al benessere, alla potenza e alla gloria. Mussolini si assumeva quindi la responsabilità della campagna che lui stesso intese come guerra nazionale. Addirittura tra febbraio e marzo 1935 il capo del governo andò oltre le richieste di De Bono, rendendosi disponibile ad aumentare notevolmente le risorse a disposizione del generale. Nel 1934, ancora prima del promemoria di Mussolini, non si era ancora fatto praticamente niente, cioè si era discusso molto, ma poco seriamente, fra coloniali e militari, più che altro di problemi di competenze, diritti, ma nessuno immaginava una guerra così grande, anche i militari che volevano mandare 100.000 uomini. Fu Mussolini a decretare il salto e da 100.000 uomini si passò a 200.000, poi a 300.000, fino a giungere al 500.000 ed oltre. È molto interessante ricostruire le fasi della preparazione della campagna etiopica anche attraverso i rapporti diplomatici delle altre potenze. Le prime notizie dei preparativi bellici in Italia giungono al War Department americano il 18 settembre 1934. Secondo quanto scrisse nel suo rapporto il funzionario militare in Italia, Jérôme Pillow, abbiamo appreso da fonti attendibili che lo Stato Maggiore dell'Esercito italiano ha messo a punto dei piani per la conquista militare e l'occupazione dell'Abissinia. Secondo le informazioni disponibili, le operazioni preliminari per implementare i suddetti piani operativi, inclusi l'approvvigionamento del materiale bellico e lo sviluppo dei terreni per i campi ausiliari, sono avviate. La spesa stimata dell'operazione sarà di non meno di 2 miliardi di lire. La relazione contiene poi informazioni piuttosto dettagliate, compresa la strategia italiana per arrivare ad Addis Abeba da due fronti.
Una ventina di giorni più tardi l'ambasciatore americano a Roma, Breckinridge Long, inviava un memorandum nel quale riportava il colloquio da lui avuto con il sottosegretario agli affari esteri, Fulvio Suvig, il quale negava qualsiasi intento da parte italiana di invadere l'Etiopia, sostenendo che l'invio di materiale bellico in Africa orientale era stato attuato soltanto a scopi difensivi. Nel frattempo, è datata 22 settembre, una lettera all'ambasciatore americano in Russia, William C. Ballett, che comunicava che l'Italia avrebbe trovato l'accordo di non interferenza sulla questione Abissinia con la Francia, come era già successo con l'Inghilterra. Infatti, tramite patti segreti e scambi ufficiali e non, l'Italia si era assicurata il non intervento inglese. È la stessa figlia di Mussolini, Edda, a confermare un altro di questi scambi ufficiosi. Essa, trovandosi in una cena a Londra, parlò con vari diplomatici inglesi che, alla domanda secca se l'Inghilterra sarebbe entrata in guerra con l'Italia per l'Etiopia, risposero con un fermo no. Intanto accade uno scontro il 5 dicembre 1934, conosciuto come l'incidente di Wal Wal, dove truppe etiope si scontrarono con il presidio italiano che occupava l'omonima località di confine. Occupazione che gli italiani perpetrarono illegalmente sin dal 1926, dato che il trattato di Uccelli decretava che la massima distanza che la colonia italiana della Somalia poteva reclamare come territorio facente parte ad essa era una distanza di 180 miglia dalla costa verso l'interno. Wal Wal si trovava a ben 300 miglia e quindi i pozzi dell'Ogaden occupati erano formalmente, secondo gli accordi stipulati, territorio etiope. Questo incidente fu invece ingigantito dalla propaganda fascista che ormai da anni stava preparando l'invasione dell'Etiopia e divenne ufficialmente il casus belli che serviva al governo italiano per giustificare quella che divenne poi l'aggressione all'Etiopia. Dei numerosi resoconti giunti al segretario di Stato americano in seguito all'incidente di Wal Wal è di particolare interesse quello spedito il 6 dicembre da Perry George, di stanza in Etiopia. Una commissione anglo-etiopica di confine, accompagnata dalla solita scorta armata, stava lavorando nel deserto dell'Ogaden, vicino all'intersezione delle frontiere etiopica e italiana, quando il 23 novembre si era imbattuta in un posto di guardia italiano a Wal Wal, un ben noto pozzo d'acqua nel deserto dell'Ogaden a circa 100 km all'interno dei confini etiopici. Pare che gli italiani si siano rifiutati di permettere alla commissione di oltrepassare oltre le loro linee e perfino di fermarsi alla sorgente d'acqua. È stata attribuita estrema gravità all'incidente tra i circoli etiopici e il mio informatore mi ha fatto notare che questo può indubbiamente essere l'inizio della fine. Insomma, vista da Washington, la situazione dei rapporti tra Italia, Francia, Inghilterra ed Etiopia sembrava abbastanza delineata. L'incidente di Wal Wal indusse l'imperatore Haile Selassie ad appellarsi alla Società delle Nazioni, presso la quale Francia e Inghilterra si prodigarono per trovare una soluzione pacifica alle tensioni tra Italia ed Etiopia. Ma la posizione italiana, ai primi del gennaio del 1935, era piuttosto intransigente. Il sottosegretario Suvig, a colloqui con il diplomatico statunitense Comstone Kirk, esprimeva la volontà di ottenere scuse e riparazioni per un atto di aggressione ritenuto ingiustificato. Dal canto loro, i rappresentanti etiopici, a Ginevra, rigettarono le proposte anglo-francesi di assecondare le richieste fasciste. In questo modo, le possibilità di chiudere rapidamente la faccenda svanirono. I negoziati, quindi, proseguirono senza significativi avanzamenti finché la situazione peggiorò nel febbraio, quando la macchina bellica italiana incominciò a intensificare i preparativi. Il 14 febbraio l'ambasciatore Long scriveva infatti: «Forze militari e rifornimenti sono stati mossi clandestinamente. Si sta facendo di tutto per nascondere le informazioni in merito alle proporzioni e alla natura delle spedizioni. Le truppe mobilitate sono chiuse nelle caserme private della Libertà. Gli spostamenti avvengono di notte. Sono stato informato da una persona, che ritengo essere molto ben informata, che 30.000 uomini hanno lasciato il porto di Napoli e che la mobilitazione in atto stia contemplando tra i 200.000 e i 300.000 uomini da impiegare in Etiopia». Pochi giorni più tardi, anche ad Addis Abeba, giungevano notizie sconfortanti. L'imperatore mi ha informato che i negoziati diretti sono senza speranza. Rinnoverà l'appello a Ginevra. Da parte sua, Mussolini giustificava i massicci invii di truppe in Africa orientale con il fatto che, essendo la Somalia italiana molto lontana geograficamente da Roma, era necessario prepararsi in tempo per ogni eventualità.
soprattutto in un contesto di tensioni con l'Etiopia. Il Negus, per tutta risposta, esortò la Società delle Nazioni a prendere iniziative concrete contro gli sbarchi di uomini e mezzi a Massawa da parte dell'Italia. Il 28 maggio, Long ebbe un nuovo incontro con il sottosegretario agli affari esteri Suvic, che oltre a ribadire l'impossibilità di rimpatriare le truppe, sostenne la necessità di inviarne altre, assumendo una posizione che difficilmente avrebbe potuto garantire un esito pacifico della controversia. Inoltre, egli ha detto che l'Italia sarebbe gratificata se potesse connettere le sue due colonie dall'Africa orientale e sarebbe contenta se la Società delle Nazioni riuscisse a fare in modo di offrire all'Italia un mandato sull'Abissinia. E sosteneva che sarebbe la cosa migliore per la Abissinia stessa, che potrebbe poi svilupparsi sotto la guida dell'Italia. Forzare la mano alle due potenze europee e fare richieste inammissibili, così da ridurre al lumicino la possibilità di una risoluzione per via diplomatica. La posizione di Parigi, e quindi quella di Laval, si poteva riassumere in quattro punti cardine: il desiderio di pace, il supporto alla Società delle Nazioni, l'amicizia verso l'Italia e la paura che quest'ultima finisse nelle braccia della Germania se Francia e Inghilterra si fossero opposte troppo duramente tra l'Italia e la sua volontà di avere un posto al sole. Parigi temeva inoltre che la fissazione dell'Italia per l'impero ne avrebbe indebolito le capacità di opposizione alla Germania. Bisogna ricordare che nel luglio 1934 le relazioni tra Germania e Italia non erano buone. Mussolini mandò le divisioni al Brennero a seguito dell'assassinio del cancelliere austriaco Dollfuss. L'Italia all'epoca era garante dell'indipendenza austriaca, Austria che era più filofascista che non nazista. Questo era legato dal fatto che tra Mussolini e Dollfuss vi era una stretta amicizia personale. Hitler rispose allo smacco e rifornì il Negus fino al 1936, circa 10.000 fucili Mauser e qualche milione di pallottole ed altro equipaggiamento, e votò anche le sanzioni contro l'Italia. Pascaltramente, nel 1937, barattò la non ottemperanza alle sanzioni in cambio del benestare di Mussolini per l'Anschluss. Quindi alla fine le paure di Laval di un ravvicinamento tra Germania ed Italia si rivelarono fondate. A guerra appena cominciata si tentò nel dicembre del 1935 di portare avanti il patto Hoor-Laval, che contemplava una spartizione dell'Etiopia. L'Italia fascista avrebbe ottenuto le province dell'Ogaden e del Tigray ed un'influenza economica su tutta la parte meridionale dell'Etiopia, mentre quest'ultima avrebbe ottenuto uno sbocco sul mare in corrispondenza del porto di Assab. In quel frangente, Regno Unito e Francia erano desiderose di ricompattare l'Italia nel fronte di Stresa contro le ambizioni hitleriane. D'altro canto, Mussolini desiderava concludere la guerra in Abissinia, a causa dell'inefficienza del comando del maresciallo De Bono e dell'inattesa resistenza etiope. Mussolini si aspettava che Francia e Gran Bretagna non avrebbero ostacolato la sua aggressione all'Abissinia, quale riconoscimento di gratitudine per l'azione svolta l'anno precedente dall'Italia contro i tentativi della Germania di Hitler di annettere l'Austria. Fatto sta che il piano fu scoperto e denunciato come un tradimento ai danni degli abissini da un quotidiano francese il 13 dicembre 1935. Il governo britannico si dissociò dal piano e sia Hoor e sia Laval furono costretti a dimettersi. È improbabile che Haile Selassie si sarebbe mai piegato a un tale accordo e che Mussolini fosse incline ad accettarlo. Egli infatti sperava che il piano saltasse in modo da non avere scuse per fermare la campagna. Questo evento fu epocale perché dimostrò il cinismo anglo-francese, dove nelle sedute della Società delle Nazioni essi si mostrarono intransigenti con l'Italia, scatenando le sanzioni in appoggio all'Etiopia, mentre in realtà, sotto banco, mercanteggiavano una spartizione a danno di quest'ultima. Essi erano pronti a sacrificare l'Etiopia per mantenere la pace in Europa. Un modus operandi che ricorda anche troppo da vicino quello che succederà in futuro con la Cecoslovacchia. Mentre tutto questo accadeva, un telegramma di Haile Selassie giunse alla Società delle Nazioni. Esso informava che le truppe italiane avevano violato i confini etiopici nella regione a sud del monte Musa Ali e che si erano stabilite costruendo una base per un vasto attacco. A questo punto era inutile indagare oltre o fare tentativi di compromesso, tanto più che la commissione che indagò sull'incidente di Walwal non arrivò a nessuna conclusione e Mussolini si dimostrò refrattario ad ogni soluzione politica. In realtà, aveva solo preso tempo per mesi, dato che non era mai stato incline a compromessi. Ormai la macchina della guerra era in moto e non si sarebbe accontentato di meno di una vittoria completa.
Sebbene la Società delle Nazioni si mosse velocemente ad applicare le sanzioni, dal lato primo ed unico caso in cui furono applicate, molti paesi si astennero dall'attuarle nella pratica, anche se poi le ratificarono. Esse ebbero poco impatto sui preparativi italiani e sulla campagna, ma anzi fecero molto gioco a Mussolini, che utilizzò la cosa a scopi propagandistici interni. La vulgata era semplice ed effetto. Ecco l'ipocrisia dei due più grandi imperi al mondo che vogliono negare all'Italia il diritto a un posto al sole tra le potenze europee. Per tutta risposta, il 7 novembre il governo italiano spedì una lettera a tutti i governi che avevano votato le sanzioni economiche, che sarebbero entrate in vigore il 18 novembre, respingendo l'accusa di aver violato l'articolo 12 del Patto della Società delle Nazioni, e quindi ricusando lo status di paese aggressore. A sostegno della propria posizione, ricordava di aver abolito la schiavitù nei territori occupati e rivendicava la propria opera civilizzatrice. Sappiamo anche che la partita in corso nel vecchio continente non sfuggì comunque agli abissini. Pare che l'imperatore abbia detto che se l'intento della Francia è scongiurare una guerra europea, questa è a malapena una ragione valida a giustificare il fatto che l'Etiopia debba essere impietosamente sacrificata in una guerra africana. Sebbene fosse una faccenda essenzialmente lontana e coloniale, in sintesi questi eventi cambiarono totalmente gli equilibri in Europa. Se fino al 1936 l'Italia era fermamente antitedesca, le sanzioni ed in generale l'atteggiamento franco-inglese avvicinarono Germania e Italia per necessità, anzi fornirono a Hitler una merce di scambio per attrarre l'Italia nella sua orbita. La Germania infatti si sostituì a Francia ed Inghilterra come fornitore principale di quelle risorse che servivano all'Italia ed ovviamente scambiò questo avvicinamento con il benestare italiano all'Anschluss. In essenza, Francia e Inghilterra ottennero l'opposto di ciò che avrebbero voluto ottenere. Fecero perdere ogni credibilità alla Società delle Nazioni come strumento di risoluzione delle contese fra paesi. Non salvarono l'indipendenza etiope, non mantennero l'amicizia con l'Italia e sicuramente non frenarono l'avanzata hitleriana e la conseguente guerra europea. Se siete giunti fino a qui, grazie a voi, per questo appuntamento è tutto. Ci vedremo nella seconda parte della guerra d'Etiopia, intitolata L'Impero, dove vedremo nel dettaglio tutto ciò che concerne la campagna militare, dai comandanti agli schieramenti, ai numeri, all'equipaggiamento. Sempre qui, su Parabellum.